abbiamo voluto fortemente fare questa conferenza stampa, mi è stata chiesta dalle agende rosse, perché non siamo d'accordo sulla riforma Cartabia e abbiamo chiesto a persone illustri che potevano esprimere la loro opinione su questa riforma di intervenire oggi e dato il Covid lo facciamo anche in remoto, online. E niente, io voglio soltanto dire due parole, non di più, perché preferisco sentire chi meglio di me può dare la motivazione di essere noi contrari a questa riforma. Intanto voglio comunicare che il CSM, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica, appena bocciato il meccanismo dell'improcedibilità, ovvero il cuore della riforma salva ladri e salva mafiosi, presentati dalla Cartabia e votata da tutti i ministri. Il CSM ritiene che quella riforma Cartabia sia irrazionale complessiva, nonché drammatiche, con drammatiche ricadute pratiche. Ora io lascio la parola alla relatrice, che a uno chiamerà le persone che vorranno intervenire e dire la loro. Calcolate che abbiamo in totale un'ora, perciò da essere abbastanza stretti nel dire le cose, però molto chiari. Vi ringrazio tanto, e grazie a tutti e buona continuazione. E buonasera a tutti, io sono Federica Fabretti, faccio parte della redazione del sito di Salvatore Borsellino, 19 luglio 1992.com, e sono una componente anche del direttivo del Movimento delle Agende Rosse. E anche io, come Piera, che ringrazio sinceramente per come ha accolto la nostra richiesta di aiuto e si è prodigata veramente in tutti i modi. Sarò brevissima e lascerò la parola a chi, come i nostri ospiti di oggi ha molta più autorevolezza di me per intervenire sul tema. Vorrei dire solamente un paio di cose come introduzione. Abbiamo voluto con tutte le nostre forze organizzare questo incontro e farlo proprio qui, nella Camera dei Deputati, in questo luogo, con tutte le limitazioni di orario e di presenze che ne derivano, soprattutto per due ragioni. La prima, crediamo che l'assoluta anomalia nel metodo e nei tempi anche di approvazione degli emendamenti presentati dalla ministra Cartabia e imposta dal governo, in un certo senso, evidenzia a nostro avviso un pericoloso disprezzo nei confronti del ruolo del Parlamento. E visto che non è stato possibile avere un confronto e un dibattito serio e aperto in Parlamento, abbiamo voluto metaforicamente farlo ora qui. La seconda cosa, la necessità di denunciare il pericolo che corre il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e con esso il principio di separazione dei poteri e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Infine, vogliamo evidenziare come l'irricevibile norma sulla cosiddetta improcedibilità, di cui parlava Piera poco fa, e cioè in soldoni l'annullamento dei processi nel caso in cui questi nel giudizio di appello impieghino più di un tot di tempo per arrivare a sentenza, sia una vera e propria resa da parte dello Stato. Significa ammettere che solo i cittadini più fortunati potranno aspirare ad avere una pronuncia da parte del loro giudice e che gli imputati più facoltosi, che potranno permettersi gli avvocati più bravi ad ottenere e ad usare ogni stratagemma per allungare i tempi dei processi, potranno farla franca. E questo è una cosa che abbiamo molto a cuore in quanto associazione Movimento Antimafia, significa anche ammettere che non sarà più possibile celebrare i maxi processi contro la criminalità organizzata. Un ultimo punto e chiudo. In queste ore stiamo sentendo di una possibile apertura del governo alla richiesta del Movimento 5 Stelle di escludere i reati di mafia e di terrorismo dalla norma sull'improcedibilità. Ebbene, ci sembra, per usare un eufemismo, insufficiente, perché sappiamo benissimo, chiunque si occupa di mafia, sa benissimo che esistono tutta una serie di altri reati, come quelli economici di corruzione, di concorso esterno, di favoreggiamento.
che costituiscono linfa vitale alle organizzazioni mafiose, delle organizzazioni mafiose. Per cui togliere solamente il 416 bis o comunque i reati di terrorismo senza attaccare anche questi altri reati ci pare veramente, veramente assurdo come motivazione per dire vogliamo combattere la mafia, e questo solo per quanto riguarda la mafia, per il resto parleranno gli ospiti. Lascio ora la parola ai nostri ospiti, quindi, che ringrazio davvero per la loro disponibilità e per la loro testimonianza, e non era assolutamente scontato che accettassero di intervenire qui, soprattutto con così breve preavviso, e prego loro di tenersi nei tempi concordati, che purtroppo per l'assenza per ragioni di salute di Paolo Borrometi, del dottor Borrometi, da 8 minuti a testa che avevamo concordato possono anche arrivare a 10. Grazie mille a tutti, e do la parola adesso a Salvatore Borsellino, che è fondatore e presidente del Movimento delle Agende Rosse e, come tutti sanno, familiare di una vittima di mafia, poiché è il fratello di Paolo Borsellino. A te, Salvatore. Ringrazio Piera Aiello e la Presidenza della Camera che ci dà l'opportunità di parlare in questa sede istituzionale. Sono Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, ma sono qui come cittadino italiano e come fondatore e leader del Movimento delle Agende Rosse, un movimento fatto soprattutto di giovani, che ha come suo principale e quasi esclusivo obiettivo la verità e la giustizia sulle stragi che nel 92 e nel 93 hanno insanguinato il nostro paese. Soltanto come fratello di Paolo non avrei nessun diritto di parlare e di parlare in questa sede, perché con mio fratello non ho molto in comune. Paolo era un magistrato con un senso altissimo dello Stato e ha scelto di rimanere al suo posto anche quando si è reso conto che pezzi deviati di quello stesso Stato a cui aveva prestato giuramento stavano per dare alla criminalità mafiosa l'ordine di ucciderlo. Ha scelto di sacrificare la sua vita per poter cambiare quello che di questo paese che tanto amava non gli piaceva e non poteva piacergli. Io ho scelto una professione che sapevo che mi avrebbe portato via dalla mia terra. Ho scelto, sbagliando, di cercare per me e per i miei figli un altro paese, lasciandomi alle spalle tutto quello che non mi piaceva. E ho avuto da sempre nel cuore una vena libertaria, se non addirittura anarchica. Ma proprio per questo ho sempre avuto fede nell'amore e nella giustizia, che erano lo stesso sogno di Paolo. Quel sogno che nostra madre, dopo la strage, fece giurare a me e a mia sorella Rita di sostenere finché avremmo avuto vita. E questa riforma che noi oggi contestiamo va in senso esattamente contrario a quel sogno di giustizia. La sua genesi viene da lontano, da quando nel 92 lo Stato italiano ha rinunciato ad essere uno Stato di diritto, arrivando a trattare con la criminalità organizzata, elevandola con questa trattativa alla dignità di una controparte dello Stato stesso e rinunciando così alla propria stessa dignità, sacrificando sull'altare di questa scellerata trattativa la stessa vita di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, facendo sparire la sua agenda rossa. Ed è un'ipotesi agghiacciante ma plausibile, dandola addirittura impegno alla controparte criminale come pegno del mantenimento dei patti sottoscritti per addivenire a quel ripristino della Pax Mafiosa che non servì peraltro per evitare, prima della sua conclusione, altre stragi. I passi per arrivare a tutto questo vengono da lontano, da quando è stato fatto cadere un governo soltanto per poter annullare quella riforma della giustizia varata dal governo Conte, che seppure perfettibile bloccava però la prescrizione sul primo grado di giudizio, assicurando che tutti i reati potessero essere perseguiti e tutti i processi potessero essere portati a compimento. Ora, con il pretesto di ottemperare ad una richiesta dell'Europa che altrimenti ci negherebbe i fondi del Recovery Fund, invece
di agire in maniera da sveltire i processi, di potenziare gli organici della magistratura. Lo Stato rinuncia di fatto ad esercitare la giustizia, inserendo un concetto giuridicamente abnorme come l'improcedibilità. Lo Stato nega la giustizia ai cittadini vittime di un reato e allo Stato stesso. Se il processo di appello non si conclude in un tempo determinato, lasciando così l'imputato in uno stato di limbo, condannato ma non definitivamente, e rinunciando così ad esercitare il proprio ruolo e a rendere giustizia ai cittadini colpiti dai reati stessi. Cittadini che giustizia non potranno mai più pretendere e dichiarando come Stato la propria impotenza. Si viene a creare così, anzi si aggrava perché già esistente, una profonda diseguaglianza tra i cittadini sottoposti a un processo. Da un lato i semplici cittadini, i cui processi arriveranno a concludersi nei tempi stabiliti, e dall'altro i potenti, quelli che si potranno permettere avvocati in grado di allungare fino a 2 anni i tempi dei processi fino ad ottenerne la improcedibilità. Non si tiene conto poi della differenza tra le diverse sedi dei processi d'appello, alcuni dei quali soffrono di una cronica carenza di organico, che già di per sé rende spesso la durata dei processi ben superiore ai 2 anni, termine dichiarato per lo scattare della improcedibilità. Si prepara così l'impunità per chi approfitterà dell'enorme quantità di fondi in arrivo dall'Europa per dirottarli verso gli interessi della società criminale, piuttosto che per la ripresa dell'economia nazionale e per il bene comune, dato che nel frattempo, in nome dell'emergenza, si sveltiscono le procedure e si diminuiscono i controlli. E intanto si introduce un altro concetto devastante che cozza contro il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e affida al Parlamento, violando il principio costituzionale della separazione dei poteri, la scelta della priorità dei reati da perseguire. E per riuscire ad ottenere tutto questo si svilisce il ruolo del Parlamento e si elimina per un progetto di tale importanza la discussione in aula, ponendo il voto di fiducia. E tutto questo all'inizio dell'estate, in un momento di scarsa attenzione dell'opinione pubblica. La stessa scelta un tempo adottato dalla criminalità mafiosa per compiere le sue stragi. Siamo purtroppo alle Termopili. È una battaglia disperata, ma le battaglie, se giuste, se sacrosante, vanno in ogni caso combattute ed è quello che faremo, chiamando a raccolta la società civile fino alla fine. Ed è per questo che chiedo a tutti quelli che con il loro voto decideranno l'esito di questa riforma, anche a quelli che l'hanno improvvidamente votata in Consiglio dei Ministri, di volerla fermare, di non distruggere il sogno di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. Altrimenti non osino più in futuro di pronunciarne neanche il nome. Ho finito. Grazie Salvatore. E adesso passo la parola a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, l'unico quotidiano nazionale che sta facendo battaglia appunto contro questa riforma. Grazie Deve attivare l'audio. per avermi invitato e per aver organizzato questo incontro. E, diciamo, spesso mi capita di essere orgoglioso di rappresentare il fatto, ma mai come in questa occasione, perché posso dire senza iattanza che se non esistesse il fatto, la partita sarebbe stata chiusa 20 giorni fa da quello sciagurato voto in Consiglio dei Ministri, dove si era praticamente deciso che il Parlamento fosse destinato a essere un orpello che metteva un timbro a questa porcheria. Quindi abbiamo mobilitato tutti quelli che hanno avuto il coraggio di mobilitarsi, quelli che hanno paura e non parlano, e magari parlavano quando le stesse cose le faceva Berlusconi. Sono dei
pusillanimi, non ci possiamo fare niente. Noi trattiamo le cose in base ai nostri principi, a prescindere da chi le fa, da chi le vota e da chi non le vota, e quindi possiamo dire tranquillamente che questa porcata che viene spacciata per riforma della giustizia è, se possibile, ancora peggio del processo breve, che in realtà era il processo morto, presentato dal governo Berlusconi, peraltro con gli stessi coautori dell'attuale controriforma Cartabia, perché sappiamo benissimo che la controriforma Cartabia è stata scritta almeno a quattro mani, quelle dell'avvocatessa onorevole senatrice, non so cosa sia, Giulia Bongiorno, e dell'onorevole avvocato Niccolò Ghedini. Siamo l'unico paese al mondo dove si cambiano continuamente le regole della prescrizione, dove i governi cadono, come nel caso del Conte 1 e del Conte 2, o rischiano di cadere, come nel caso di questo, se i 5 Stelle dovessero tenere duro, per una norma che garantisce l'impunità. E questo ci dà l'idea del livello di criminalità delle classi dirigenti che siedono in Parlamento e fuori, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo una questione che in altri paesi sarebbe una questione puramente tecnica affidata agli addetti ai lavori, come i termini di prescrizione, scatena passioni finte e pressioni vere come quella della prescrizione in Italia. Probabilmente gli stessi 5 Stelle si sono sottovalutati quando hanno approvato la riforma Bonafede, non si sono resi conto che stavano venendo meno a un patto non scritto ma ferreo, che Roberto Scarpinato sul fatto ha descritto molto bene, e cioè classi dirigenti che pretendono il diritto di delinquere impunemente, tanto più con l'arrivo di 200 e passa miliardi di recovery, e che concedono, diciamo, alla delinquenza, tra virgolette, popolare, il suo livello di impunità per altri tipi di reati, abusi edilizi, frodi fiscali, evasioni piccole, grandi, violazioni delle norme sui diritti dei lavoratori e sulle norme ambientali. Insomma, ciascuno deve avere la sua fetta di impunità, e da quel punto di vista la prescrizione era il surrogato di quello che una volta erano le amnistie e gli indulti, resi più difficili nel 93 dalla riforma che ha portato la maggioranza da semplice a qualificata per approvare. Sfatare le grandi menzogne che ci vengono raccontate da chi parla di riforma: questa non è una riforma della giustizia, questi sono alcuni emendamenti peggiorativi rispetto alla riforma della giustizia che è stata presentata dal precedente governo e dal precedente ministro della giustizia, che invece era fatta apposta per riformare la giustizia e per renderla più rapida. Questi emendamenti tornano indietro e introducono varie lesioni del principio di legalità e anche del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del principio di autonomia e indipendenza della magistratura da ogni altro potere. Diciamo che questa, più che una riforma, è la prosecuzione con gli stessi mezzi delle politiche impunitarie di Berlusconi, anticipate nel famoso piano di rinascita democratica di Licio Gelli. L'altra impostura è che questa riforma ce la chieda l'Europa. In realtà l'Europa ci chiede di fare esattamente il contrario, ci chiede di fare i processi e di farli più rapidamente. E l'Europa, e questo lo ha dimostrato sul fatto Piercamillo Davigo, sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo alla mano, ci ha minacciati di procedure di infrazione proprio per il nostro sistema di prescrizione precedente la legge Bonafede. Abbiamo evitato la procedura di infrazione grazie alla blocca prescrizione, e con questa improcedibilità, che è un ulteriore aggravamento della prescrizione, perché non consente più di distinguere tra innocenti assolti e tra colpevoli prescritti in giudizio, ma li mette tutti nel calderone della improcedibilità, anche chi è stato ingiustamente condannato in primo grado e ha la giusta pretesa di essere assolto nel merito in appello, perché è un suo diritto, così come mette nello stesso calderone le vittime che magari hanno ricevuto un risarcimento in primo grado, oltre alla condanna del loro persecutore o aggressore, e che si ritrovano appunto una sentenza che non dice più nulla sulla colpevolezza del loro aggressore o persecutore, e soprattutto sul loro diritto al risarcimento.
L'Europa quindi molto probabilmente, come ha scritto ieri da Vigo sul Fatto, ci farà quella famosa procedura di infrazione che avevamo scampato proprio grazie alla blocca prescrizione Bonafede. Non c'entra nulla questa riforma con il recovery, perché il recovery è collegato a un sistema giudiziario più efficiente. Non c'è nulla di efficiente nell'uccidere il sistema giudiziario. Sarebbe come dire che dato che le liste d'attesa negli ospedali sono lunghe, basta annullare tutti gli esami medici che non arrivano entro e non oltre i 2 anni per risolvere il problema della lunghezza delle liste d'attesa o per risolvere il problema dei ritardi dei treni e degli aerei. Se un aereo o un treno non arriva o non parte entro l'orario prestabilito, si annulla il viaggio. E così abbiamo risolto anche il problema dei ritardi. Quindi stiamo parlando di una cosa che se non fosse tragica sarebbe comica. L'Europa con i soldi del recovery ci dice fate un sistema giudiziario che garantisca di fare i processi, poi di farli anche più velocemente, ma di farli innanzitutto. E questa riforma invece garantisce di non farli. Partendo dalla malsana idea che stava alla base anche del processo cosiddetto breve di Berlusconi, che per fare i processi più rapidi basta scrivere in una legge quanto deve durare un processo. Ma allora io mi domando che se bastasse scrivere quanto deve durare un processo per farlo durare esattamente quanto c'è scritto nella legge, perché scrivere 2 anni in appello e 1 anno in Cassazione? Ma scriviamo 2 giorni in appello e 1 giorno in Cassazione. Così facciamo un primo grado in 2 giorni, lunedì e martedì, un appello in 2 giorni, mercoledì e giovedì, venerdì facciamo la Cassazione, sabato e la domenica, weekend libero, il processo ne fai uno alla settimana, col weekend libero, se fosse questo il problema della giustizia. A questo punto uno si domanda, ma ci voleva proprio una presidente emerita della Corte Costituzionale per partorire una supersonica scemenza come quella che hanno scritto? Ci voleva proprio 2 presidenti emeriti della Corte Costituzionale, Lattanzi e Cartabia, per partorire una palese violazione della Costituzione, che è quella che ricordava prima Salvatore Borsellino, che affida al Parlamento il compito di dettare alle procure i criteri di priorità sui reati da perseguire e da ignorare o da tralasciare o da mettere in coda. È talmente chiaro che queste sono assurdità, è talmente chiaro che ciò che uscirà da questa riforma, tra virgolette, non è un processo più rapido, ma è un non processo, che basta leggere la relazione Lattanzi a cui la Cartabia dice di essersi ispirata. Nella relazione Lattanzi c'è scritto: non c'è nessuna urgenza di toccare la legge Bonafede perché i primi processi che ne risentiranno sono quelli che vanno in prescrizione per i reati minori nel 2025 e per i reati maggiori a metà del 2027. Hanno messo mano alla riforma della prescrizione. E poi c'è scritto che ogni corte d'appello ha una media di arretrati di 2 anni, in media, il che vuol dire che alcune corti d'appello ne hanno di meno e altre ne hanno molti di più, come quella di Napoli, che oggi tratta i processi usciti in primo grado nel 2015-2016, quindi quella gli arretrati li ha a 5-6 anni. Se la relazione Marco, ti chiedo di chiudere. ho finito. Se la relazione da cui prendi le mosse o dici di aver preso le mosse ti dice che le corti d'appello hanno 2 anni di arretrato e che quindi mettono in coda all'arretrato i processi nuovi, e tu stabilisci che se non fai il processo d'appello dal momento in cui c'è stata la sentenza di primo grado al momento in cui c'è quella d'appello in 2 anni, tu stai dicendo che in media li vuoi uccidere tutti i processi. Dopodiché, c'è il dibattito, lo fanno apposta o non sono capaci? Io credo di aver fatto un favore a Draghi e alla Cartabia dicendo che non capiscono niente di diritto penale, perché se capissero qualcosa di diritto penale vorrebbe dire che stanno mettendo in atto un progetto doloso per ammazzare la giustizia. E io credo che questa sia la spiegazione alla quale dovremmo arrivare, perché all'inizio potevano essere in buona fede e salvarsi con l'incompetenza pratica. Ma adesso, dopo che il CSM, il Procuratore Nazionale Antimafia, tutti i procuratori, tutti i presidenti di corte d'appello e di tribunale e alcuni presidenti di Cassazione, gli hanno spiegato esattamente che cosa succede, se insistono,
vuol dire che c'è del dolo, non c'è più semplicemente la colpa dell'ignoranza. E questo mi fa dire che trattare per migliorare una porcata del genere è un esercizio inutile. Quanti processi è accettabile che vadano in fumo invece di 150.000? 50.000? 100.000? Quali reati possiamo stabilire che non hanno diritto ad avere una punizione per i colpevoli e un risarcimento per le vittime? 3, 5, 10? Allora aboliamoli i reati che non perseguiamo più, invece di scrivere che ce ne sono di serie A e di serie B. Quindi io credo che ciascuno debba prendersi le proprie responsabilità. È meglio che questa legge venga approvata così com'è. Chi la vuole la vota, chi non la vuole non la vota. Noi racconteremo sul fatto i nomi di quelli che l'hanno votata e di quelli che non l'hanno votata, e poi io mi auguro che gli elettori faranno giustizia in uno Stato che non la farà più. Grazie mille Marco Travaglio. E ora passo la parola all'avvocato Fabio Repici, che è un avvocato dei di molti familiari di vittime di mafia, come Salvatore Borsellino, la famiglia di Nino Agostino, del giudice Bruno Caccia, di Graziella Campagna, di Beppe Alfano, di Umberto Mormile e di Attilio Manca. E mi chiudo qui per ora. Buonasera a tutti e grazie all'onorevole Aiello e grazie alle agende rosse che mi hanno chiesto di intervenire sostanzialmente da abusivo in mezzo a così autorevoli relatori. Parliamo di una legge in fieri. La legge, per quello che capisco io, è l'atto politico per eccellenza in una democrazia. Quindi, quando si parla della legge, questa o qualunque altra, parliamo di politica. Il mio intervento quindi sarà politico, non tecnico. Faccio una premessa. Io aderisco in toto all'appello che ha accompagnato l'appello delle agende rosse di Salvatore Borsellino, che ha accompagnato la manifestazione di oggi. Si tratta. La proposta Cartabia, essendo un progetto di legge di origine governativa, per quel che ricordo dei miei antichi studi di diritto costituzionale, si chiama disegno di legge, provenendo dal governo. Ora, il disegno è affare che dovrebbe avere una certa coerenza geometrica. Questo disegno di legge, con le modifiche apportate dal ministro Cartabia, mi pare che abbia più o meno la coerenza geometrica del Guernica di Picasso. Il professore Montanari probabilmente mi rampognerà, però in quel caso l'assurdità era semplicemente la rappresentazione del mondo sotto il bombardamento nazista. E qui, in effetti, è un po' la rappresentazione del mondo normativo sotto un bombardamento che non so come definire. È certo che è stato espropriato del tutto, altro che disprezzo, proprio completamente espropriazione, è stato espropriato del tutto il ruolo del Parlamento. Noi stiamo leggendo su tutti i giornali che il dibattito per le eventuali modifiche, che ancora non sappiamo neanche se saranno apportate modifiche migliorative, è un po' eccessivo, non peggiorative, non so come dire, avvengono sulla scorta di incontri riservati fra la ministra, il presidente del Consiglio ed esponenti politici, tutto al di fuori del Parlamento, su interventi che vengono chiesti non al Parlamento, ma direttamente al governo. Cioè, il governo ha presentato un disegno di legge, dopodiché, anziché affidarlo al dibattito parlamentare e al voto democratico dei rappresentanti del popolo, cioè i parlamentari, ha deciso di espropriare il Parlamento perfino del dibattito. E tutto quindi si gioca dentro il Consiglio dei Ministri con pratiche che a me, lo dico politicamente, sembrano palesemente estorsive. E di questo sono state vittime delle personalità che hanno deciso di non uniformarsi alla filosofia anti-racket, diciamo così. Gli accordi vengono fatti fuori dal Parlamento
e in Consiglio dei Ministri, e questa dovrebbe essere alla fine, con il voto di fiducia che è già stato preannunciato, legge dello Stato. Dobbiamo dire una cosa per sincerità, e cioè che tra le tante sfumature filosofiche della riforma Cartabia, una principale è quella della giustizia valutata come questione di numeri. La ragioneria al posto della giustizia. Praticamente mi viene da dire una giustizia da Goldman Sachs, non proprio una cosa da Calamandrei, magari da finanza derivata, e magari la potremmo definire forse giustizia tossica. Si sono già dette da parte di chi ha parlato prima quali siano le più grosse irragionevolezze di questo testo di legge in fieri. La prescrizione processuale, questa sarebbe l'improcedibilità. Ai tempi in cui io ho studiato giurisprudenza era un concetto che nessun giurista avrebbe compreso. Non si sarebbe neanche capito di che cosa si trattava. Oggi apprendiamo che si aggiungerebbe una norma, il 344 bis, alle condizioni di procedibilità. Ora, chiunque capisce, soprattutto i non giuristi, che le condizioni di procedibilità sono le condizioni che necessita che esistano perché parta un procedimento. Se non ci sono le condizioni di procedibilità, è ovvio che non si può procedere. Qui invece, assurdamente, si arriva alla follia per cui la condizione di improcedibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità arriva dopo 5 anni, dopo 6 anni, dopo 7 anni, in appello. Per comprendere l'irragionevolezza è come parlare dell'aborto dopo 5 anni della nascita di un essere umano. È una cosa inconcepibile. Eppure questi l'hanno concepita con una invenzione che altro che la, come si chiamava, la economia ispirata dell'allora ministro Tremonti, creativa. Qui siamo alla legislazione molto più che creativa. Basta guardare i termini concreti delle questioni per capire quale sia la follia. Vogliamo parlare di fatti del passato conosciuti a tutti? Allora, intanto basta dire delle cose. Il reato di associazione mafiosa si prescrive in appello. Tutti i reati commessi dalle organizzazioni mafiose si prescrivono in appello, sia che l'appello duri 2 anni, sia che l'appello duri 3 anni. Ma faccio riferimento ad alcuni casi per capire. La strage, perché tale era, della Daura, cioè l'attentato al giudice Falcone, si sarebbe prescritto in appello con questa riforma. Il tentato omicidio del vicequestore Germanà, bersagliato dalla più incredibile squadra di killer della storia di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, si sarebbe prescritto in appello. Una mole immensa di processi sono destinati a prescriversi in appello. Diceva già Marco Travaglio, con grande scorno delle vittime, perché perfino le sentenze di primo grado, perfino sulle statuizioni civili, cioè sul risarcimento del danno, evaporeranno come per un sortileggio. E il bello qual è? Questi fanno la proposta di riforma per velocizzare i tempi della giustizia, e il risultato sarà che tutte le cause, tutti i processi penali nei quali ci sono state sentenze con statuizioni civili in primo grado, proseguiranno innanzi alla giustizia civile, cosicché la parte più malata della giustizia italiana, che è la giustizia civile, naturalmente si ingolferà definitivamente. Aggiungo 2 altre cose. Una, il Parlamento deve indicare ai pubblici ministeri l'ordine prioritario dei reati da perseguire. Io due settimane fa, la settimana scorsa, sono rimasto scioccato per ciò che è accaduto a Voghera.
Mi chiedo, il partito di quell'assessore indicherà l'eccesso colposo di legittima difesa come reato da perseguire prioritariamente? Aggiungo, nella maggioranza governativa di oggi c'è un partito che fra i principali fondatori ha un pregiudicato per mafia e un pregiudicato per corruzione. Indicherà come reati da perseguire prioritariamente la mafia e la corruzione, magari in atti giudiziari? Aggiungo le ultime due cose. Nello studiare il testo ho trovato perfino due codicilli che sembrano ispirati a Bruno Contrada, cioè alle battaglie contro la giustizia italiana fatte da Bruno Contrada. Uno in materia di esecuzione dei più stravaganti deliberati della Corte europea, e uno in materia di perquisizione. Poiché la questione è stata, guarda caso, per pura coincidenza, sollevata contemporaneamente dal disegno di legge Cartabia e da Bruno Contrada alla Corte di Strasburgo, io segnalo che a nome dei familiari di Antonino Agostino, cioè della vittima dell'omicidio per il quale è stato perquisito 3 anni fa Bruno Contrada, io rappresenterò alla Corte di Strasburgo la irragionevolezza delle rappresentazioni che vengono fatte in quella sede da un funzionario di polizia che è stato condannato per aver fatto favori ai boss mafiosi e per aver ricevuto favori dai boss mafiosi. Altra boiata, non so come altro definirla. Ho appreso che nella riforma Cartabia c'è pure prevista la istituzione di un comitato tecnico-scientifico. Ora, il comitato tecnico-scientifico è finalizzato a svolgere monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. Questo, fra virgolette, ho letto testualmente. Poiché si sono resi conto della scriteriatezza di questa istituzione di un nuovo organismo, giusto per velocizzare i tempi e le procedure, nella norma è previsto che questi poveretti che verrebbero chiamati nel comitato tecnico-scientifico devono prestare la loro opera gratis, non hanno neanche diritto al rimborso spese. E allora ora mi chiedo, ma chi dovrebbe far parte di questo comitato tecnico-scientifico? O i collaboratori già pagati del ministro, oppure mi viene come ipotesi ulteriormente scriteriata che sarà affidata a poveri studenti di scuola superiore che saranno costretti con l'alternanza scuola-lavoro a dare supporto perfino al Parlamento che in effetti, e al governo ancora di più, che in effetti ne avrebbe bisogno. Chiudo. Che altro dire? Se mi è consentito, eppure se non mi fosse consentito, io me lo consento. La tecnocrazia dei presunti migliori sta facendo più danni del berlusconismo. Lo dobbiamo dire con chiarezza. E la politica riuscirà a emanciparsi dal servaggio a questa tecnocrazia, che è una forma perfino più pericolosa quanto alla prospettiva di durata del fascismo in forme più rozze, ai posteri la sua sentenza. Grazie mille Fabio. E ora passo la parola al professor Tommaso Montanari, storico dell'arte, accademico e saggista, e ringraziamo veramente a nome mio e di tutto il movimento di Salvatore per la presenza. Sono io che vi ringrazio e forse sono io veramente l'abusivo perché non sono portatore di un sapere tecnico che abbia a che fare con tutto questo, però vorrei parlare da professore dell'Università Italiana e da cittadino. La Costituzione, l'articolo 9, dice che la Repubblica è fondata anche sulla ricerca e non è soltanto la ricerca dei vaccini o la ricerca tecnica, quella dei brevetti, è anche quella di cui parlava Socrate, la ricerca della verità. Siamo pagati anche per questo. È stato scritto che quella ricerca contiene anche il dissenso. È una repubblica fondata sul dissenso. E per quanto le università italiane oggi si occupino di tutto tranne che di produzione di dissenso argomentato, credo che sia questo il nostro dovere. È stato anche scritto che chi ha il privilegio di vivere nella torre d'avorio dell'università si deve rendere conto che è una torre, cioè un luogo di avvistamento dei pericoli, e che se non grida quando vede un pericolo, non merita di abitarci in quella torre. Io vedo un pericolo molto grande. È stato detto, lo Stato
i vertici della Repubblica rinunciano a fare giustizia. Questo è il messaggio molto semplice che va dato e bisogna spiegarlo a tutti. Parlando con un amico costituzionalista, oggi mi diceva una battuta che circola nell'ambiente dei costituzionalisti, peraltro molto silenzioso in questo momento, che è capace di far capire a tutti di cosa si tratta. Vai al ristorante, fai un ordine e ti dicono che la tua comanda è improcedibile. Cioè, ma com'è improcedibile? Eh sì, mancano i cuochi. Assumete cuochi se volete tenere aperto il ristorante. Noi non assumiamo magistrati, non mettiamo la giustizia in grado di funzionare, perché in realtà non la vogliamo far funzionare. Il governo, questa fase drammatica di involuzione, di tradimento del progetto costituzionale, non vuole fare funzionare la giustizia. Ed è per questo che invece di assumere i cuochi della giustizia si chiudono le cucine e si dice che la richiesta di giustizia che sale dal paese e che sale dagli ultimi, e non certo dai padroni del paese, non certo dal governo oligarchico, non è procedibile. Tra tutti gli aspetti di questa, che non è appunto una riforma, ma è l'ennesimo sfregio della giustizia, vorrei concentrarmi su un aspetto, molti sono stati trattati, e che io trovo particolarmente grave, non perché gli altri non lo siano, ma mi sono soffermato su questo, cioè sul fatto che possa aspettare al Parlamento di indicare le priorità, è stato detto, con cui perseguire alcuni reati o non perseguirne altri. C'è una lesione profondissima di quella separazione dei poteri che è un cardine, un fondamento della democrazia. Montesquieu, non solo lui, si rivolta nella tomba. Stiamo mettendo le mani proprio alle fondamenta dell'edificio democratico. Per questo bisogna dare l'allarme. È in questione la tenuta democratica del paese. La Costituzione è presa a colpi di badile. L'articolo 101. I giudici sono soggetti soltanto alle leggi. Non mi si dica che questo è compatibile con una maggioranza parlamentare che dice ai giudici cosa devono fare e che cosa non devono fare. È chiaramente incompatibile. È un vecchio sogno, è stata evocata la P2, Licio Gelli, io ricordo il progetto della bicamerale presieduto da D'Alema che conteneva una cosa analoga. È un vecchio sogno quello di mettere le mani sulle procure e dare e che le mani siano quelle della maggioranza politica del momento. Di fatto, diciamolo, significa realizzare la separazione delle carriere. E questo significa mettere sotto controllo i pubblici ministeri e asservirli al potere politico. In concreto, non sarà la maggioranza parlamentare, sarà l'esecutivo, ovviamente, in un paese in cui il potere legislativo è costantemente umiliato, anche in questa stessa, lo si è ricordato, in questa stessa procedura. Il paradosso è che un Parlamento che mai come oggi non ha contato nulla, il Presidente del Consiglio che si permette di dire pubblicamente il Parlamento non aggiunga e tolga nulla, perché abbiamo fretta, perché l'Europa ha fretta, proprio quel Parlamento dovrebbe controllare i giudici inquirenti, ma naturalmente è il governo del momento, è la maggioranza politica del momento, magari domani una giunta militare, apprendo leggendo i giornali moderati di oggi, se cadesse il governo Draghi, sarà un medagliatissimo ministro della giustizia in mimetica a dire agli inquirenti che cosa devono fare o che cosa non devono fare. Questa marcia retorica dell'unità del paese, che spiace dirlo, ma piove dal colle più alto su tutta la Repubblica, vuole ora che marcino all'unisono anche i magistrati. Non sono ammesse voci di dissenso. Questo è il punto che mi pare veramente gravissimo. E forse il contributo che posso provare a dare io, brevissimamente, è che questo ha a che fare con una crisi profonda dell'idea stessa di democrazia, che si manifesta in tanti campi e anche nel mio campo. C'è l'idea che la democrazia sia in realtà la dittatura della maggioranza del momento. Saltano i corpi intermedi, saltano i bilanciamenti, saltano i poteri autonomi, saltano le opposizioni. Chi ha la maggioranza, non importa se con leggi truffa, con leggi incostituzionali, deve poter disporre del paese come di un corpo morto, come di un cadavere. La mia esperienza nel Ministero dei Beni Culturali, che ora si chiama Ministero della Cultura, è lo stesso. Da anni, e negli ultimi mesi c'è un'accelerazione, che cos'è nel mirino del livello politico? La discrezionalità tecnica. Avete sentito in televisione tante volte Salvini, ma anche Maria Elena Boschi, dire che bisogna abolire le soprintendenze. Naturalmente la magistratura inquirente è un bersaglio molto più ghiotto e molto più grave, ma guardate che il meccanismo è lo stesso. Le sovrintendenze sono di fatto una magistratura del territorio che risponde soltanto alla legge, alla scienza e alla coscienza in nome dei cittadini che verranno domani. E invece si vogliono distruggere. In questo momento è stata creata una sovrintendenza speciale per i progetti del PNRR. Guarda caso, nello stesso alveo che porta a questa riforma.
Montanelli diceva che noi paghiamo i sovrintendenti perché dicano sempre di no. Qui vogliamo che i sovrintendenti, come i magistrati, ci dicano sempre di sì, dicano sempre di sì al potere politico. Sarà un caso che il governo che decide di fare il ponte sullo stretto di Messina è anche il governo che vuole far sì che tutto quello che quel ponte scatenerà non sia perseguibile di fatto. C'è un disegno unitario evidente, e questo disegno è mettere tutto nelle mani della maggioranza politica del momento. È un vecchio sogno anche nel mio ambito, ricordate la legge obiettivo di Berlusconi, lo sblocca Italia di Renzi, il leitmotiv è sempre questo, abbattere la discrezionalità tecnica di chi si muove non per la ricerca del consenso, ma si muove in base ad interessi che sono quelli di una democrazia complessa e matura, in cui non esiste soltanto il consenso drogato e rappresentato attraverso appunto leggi truffe che creano maggioranze parlamentari abusive. È un vero paradosso che dopo la parentesi fascista fu Palmiro Togliatti, prima ancora dell'Assemblea Costituente, nel 1946, a cominciare ad emancipare i pubblici ministeri dall'esecutivo. Il primo passo fu di Togliatti. E Calamandrei è stato citato, le parole di Calamandrei della Costituente risuonano forti contro Giovanni Leone, che avrebbe voluto legare l'azione dei pubblici ministeri agli esecutivi. Quando si parla di maggioranza parlamentare che dà le priorità si parla del ministro della giustizia e degli esecutivi, non giriamoci intorno e non prendiamoci in giro. In quel momento, a riconoscere l'autonomia della magistratura, l'importanza della sua discrezionalità tecnica, era il Partito Comunista, d'intesa con la Democrazia Cristiana, cioè partiti che avevano un'enorme legittimazione popolare. Una democrazia vera, radicata, oggi è una politica commissariata, è una politica inesistente, è una politica dominata da un governo di oligarchi. Figli di papà è un vero complimento, è l'establishment più marcio, è una razza padrona, è chi è lì predestinato dalla nascita. La politica non esiste, non esiste il consenso, non esistono le elezioni, c'è un governo così che vuole rimettere i giudici, vuole rimettere i pubblici ministeri sotto il controllo della maggioranza politica, laddove una vera politica forte, una vera politica con il consenso, una vera politica democratica, quella del Togliatti del 46 di De Gasperi, invece aveva emancipato quegli stessi giudici dal controllo della politica. Sono due estremi di una parabola. Non è difficile vedere dove stava la politica sana, quella che generò la carta costituzionale, e dove sta invece quella che può chiamare ormai una post-democrazia, che si riduce alla dittatura della maggioranza, ma nella sospensione della politica vera. A chi dovrebbero obbedire d'ora in poi i magistrati? A quale maggioranza comandata da capi bastone, da segretari dei partiti, con quale legge elettorale? Davvero pensiamo di democratizzare l'azione della magistratura mettendola sotto elenchi di reati da perseguire prioritariamente da parte del Parlamento, che è lo stesso Parlamento che non fa assumere magistrati perché siano tutti invece i reati da perseguire? Mi pare un disegno chiarissimo, sta a noi denunciarlo, perché appunto la ricerca è anche la ricerca della verità, e la verità è che in questo momento ai vertici della Repubblica non si vuole fare giustizia. Grazie. Grazie mille, professore, veramente. E ora passo la parola al dottor Giancarlo Caselli, magistrato che si è occupato di alcuni dei più importanti processi alle mafie e al terrorismo. Microfono. Devo chiudere a che ora? Federica, scusi. A che ora dottore, deve accendere il microfono. Sì. Si sente? Si sente? Sì, ora sì. Federica, prima ti saluto tutti e ringrazio, ma volevo sapere quanto tempo abbiamo ancora in modo da utilizzarlo illimitato. Allora, io non vedo più l'avvocato Rando, non so se è vero che non c'è, ha ancora 8 minuti, altrimenti 5 più o meno. Ecco, per lasciare 8-10 minuti all'avvocato Rando, quanto devo parlare io? No, vada, faccia 8 minuti. Scusi, 8. Pronto? Mi dice che non è più collegata. Io sono collegato, Enza. E non lo so. Chiama Federica Fabretti. No, tu sei collegato. Sì, io sono collegato. Adesso vado a fare il mio intervento. Ciao, Enza, scusami. Chiedo scusa. Allora, di nuovo grazie a tutti. Vorrei premettere che è in corso
faticoso, lento, pieno di curve strette, un percorso di risanamento etico della magistratura. Dopo gli scandali, qualcosa comincia, secondo me, a muoversi faticosamente, ripeto, in questa direzione. Beh, il presupposto necessario per il risanamento etico della magistratura è una riforma della giustizia degna di questo nome. Cioè una riforma che restituisca alla giustizia efficienza, efficacia, celerità, ed è l'obiettivo di qualunque riforma. Ed è ovviamente anche l'obiettivo della riforma che oggi chiamiamo Cartabia. Però attenzione, ne stiamo parlando forse prematuramente, perché è ancora tutto un cantiere. Oggi sembrava dovessero decidere un maxi emendamento, invece le ultime agenzie ANSA, prima di venire qua, sono nel senso che ancora le cose sono in fieri. E quindi chissà cosa sarà domani o dopodomani. Ragioniamo allo stato degli atti. È in corso, per cominciare, una sorta di appropriazione indebita. Consentitemi di scherzare su cose serie, del mito di Creso. Nel senso che tutto ciò che toccano il Premier Draghi e la Ministra Cartabia, secondo una certa vulgata, diventa automaticamente oro. Ma bisogna partire da questo dato di fatto, della usurpazione indebita del mito di Creso. Perché le proposte Premier barra Cartabia godono, a torto o a ragione, secondo noi a torto, di una credibilità in re ipsa. E allora sono interventi che vengono presentati all'opinione pubblica come risolutivi, e non si discute, mentre in realtà, secondo me, sono piuttosto inadeguati, e nel momento in cui vengono presentati come efficienti, adeguati, ma risulteranno l'esatto contrario, ecco che la conseguenza inevitabile sarà ancora una volta scaricare sulle spalle della magistratura gli esiti infausti di questa riforma, come se fosse colpa dei magistrati. I magistrati dovranno ancora una volta caricarsi sulle spalle il fallimento di una riforma che promette molto poco. Qualunque riforma, anche quella Cartabia, non può che porsi quattro grandi obiettivi: la deflazione del carico giudiziario, un più ampio accesso alle procedure alternative, in particolare il patteggiamento, filtri più rigorosi per quanto riguarda i processi destinati al dibattimento e finalmente una significativa riduzione delle impugnazioni. Una valutazione d'insieme del progetto Cartabia, per quello che conosciamo allo stato degli atti, consente di dire, a mio avviso, che la Guardasigilli ha proceduto con troppa cautela, con troppa timidezza, con troppa incertezza, addirittura restringendo la portata di alcune proposte di Giorgio Lattanzi, che è stato nominato responsabile della commissione di elaborazione delle proposte di riforma. La prognosi, la previsione che mi sento di fare, allo stato degli atti naturalmente, è che ci sarà una dispersione, grave dispersione di energie, non un miglior, una più efficienza, e sul piano procedurale, sul piano della disciplina del processo, e sul piano organizzativo, anche sul piano organizzativo, dove viceversa il PNRR prevede investimenti che non possono essere in qualche modo vanificati. È stato già detto molto, io vorrei aggiungere qualche esempio specifico. Di penalizzazione è lo strumento principe per ridurre il carico degli uffici giudiziari. Beh, in questo progetto Cartabia non c'è nulla. Neanche la depenalizzazione dell'omesso versamento IVA, che tutti dicono che dovrebbe passare dai tribunali, dalle procure, all'Agenzia delle Entrate, essere un illecito non più penale ma amministrativo. Altrimenti la macchina giudiziaria penale si ingolfa, non va avanti, è sempre ferma. Altro che snellezza, altro che velocizzazione dei processi.
Nel progetto Lattanze c'era una cosa che a mio giudizio è positiva, l'archiviazione meritata, cioè lo stop al processo quando l'indagato barra imputato tenga condotte riparatorie, compensative degli interessi lesi, riparatorie e nei confronti delle vittime e nei confronti degli interessi collettivi che ha pregiudicato. E tutto ciò nel testo Cartabia è completamente scomparso, con un contratto di penna. Ancora, questo ormai è diventato un luogo comune. Nel nostro paese anche l'imputato ha niente, perché confesso relativamente ad un reato bagatellare, ricorre sempre e comunque d'appello e l'appello non confermerà, sicuramente non farà che confermare la condanna di primo grado, anche la condanna in appello sarà oggetto di ricorso in Cassazione. Tutti ricorrono sempre perché conviene, perché c'è sempre la speranza che prima o poi arrivi qualcosa, tipo la prescrizione, e allora in questo modo il sistema si ingolfa, il sistema si incarta, il sistema si avvita su se stesso, i processi non finiscono mai. Divieto di reformatio in peius è una riforma che non costa nulla, ha efficacia immediata, tutti ne parlano, tutti ne parliamo, ma neanche la riforma Cartabia, la tanto celebrata riforma Cartabia, l'ha portata in fase operativa. Molto è già stato detto anche da questo punto di vista. Qual è il retroscena allora di queste cose che non hanno una spiegazione logica convincente? Io non amo il retroscena, però lasciatemi dire che vedo sullo sfondo la solita strategia che è stata evocata in particolare dal professor Montanari, con altre parole, ma la sostanza è la medesima, e cioè nel nostro paese si grida molto e si grida con voce stentorea, giustizia, 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 sempre più giustizia. Ma poi in realtà si preferisce una strada diversa, quella che io chiamo della inefficienza efficiente. Un sistema che non funziona, che è inefficiente, perché questa inefficienza è funzionale alla tutela di determinati interessi che il controllo della legalità gli fa venire l'orticaria, non vogliono essere uguali agli altri, la società sulla resa. E qui ecco il discorso della prescrizione. Devo accelerare perché il tempo Dottore, un minuto, sì. sta finendo. Siamo l'unico paese al mondo. Siamo stati a lungo l'unico paese al mondo in cui la prescrizione non si interrompeva mai. E allora ecco che la prescrizione diventava un fattore, un incentivo di prolungamento infinito dei processi per le ragioni che abbiamo detto prima. Io spero nella prescrizione, quindi faccio di tutto se posso perché il processo non finisca mai, o perlomeno non finisca prima dell'arrivo della prescrizione. Con una asimmetria incostituzionale gravissima. I galantuomini, a prescindere, considerati per bene a prescindere, che possono consentirsi avvocati molto costosi, molto bravi, molto agguerriti, hanno mille, qualcosa di più anche, possibilità per farla franca, ricorrendo a mille espedienti consentiti dalla legge, sia chiaro, gli avvocati fanno il loro dovere, per arrivare alla prescrizione, che cancella tutto. Cittadino comune, cittadino qualunque, tutte queste possibilità non le ha. E per lui il processo non finisce mai, ma nonostante che non finisca mai, per lui spesso finisce con tutte le conseguenze sul suo. Chiudo. Ecco, il ministro Bonafede ha posto fine a questo scempio costituzionale. Due processi, anziché uno soltanto, sono un affronto, un oltraggio al principio della legge uguale per tutti. Incostituzionale. Però si è scaricata addosso una caterva di accuse, nonostante che, questo l'ha ricordato il direttore Travaglio, a pagina 51 della relazione Lattanzi stia scritto che non c'è nessuna urgenza. Tecnicamente si dovrebbe rinviare ogni e qualunque riforma della legislazione Bonafede in materia di prescrizione. E invece no, manca ogni urgenza tecnica, ma della prescrizione si è fatto un totem politico, una specie di scalpo da esibire. Ed ecco che dal cilindro è stato tirato fuori il coniglio della improcedibilità, per me è prescrizione, ma praticamente la stessa cosa, se una zuppa usa dire essa è pan bagnato, con effetti negativi. Chiudo con un unico esempio, che non è mafia, non è terrorismo, non è stupro, è molto più terra terra, ma forse ce la dice più lunga sugli effetti nefasti, negativi quantomeno, di questa riforma. Prendiamo un reato comunissimo, reato di furto.
Prescrizione 10 anni. La logica, il buon senso, l'esperienza ci dice che in 4 anni si arriva sempre alla sentenza di primo grado. Se passa la riforma Cartabia, entro 2 anni si dovrebbe fare l'appello, altrimenti tutto va in fumo. Beh, ecco l'arretramento. Con la prescrizione, prima ancora della riforma Bonafede, 10 anni, con la riforma Bonafede 4 anni e poi stop. Adesso invece 4 anni per il primo grado, poi 2 anni per l'improcedibilità, in 6 anni va tutto in fumo. Mentre invece anche con la vecchissima prescrizione ci volevano 10 anni. Ecco quanti processi rischiano di andare in fumo, non soltanto quelli di mafia, ma soltanto quelli di terrorismo e via seguitando. Questi processi che riguardano la vita quotidiana del cittadino che vuole godere di un minimo di sicurezza. E allora ecco, la riforma significa colpevoli impuniti, innocenti che non riescono ad essere riconosciuti come tali, parti offese, poi non resta che dire abbiamo scherzato. Invece del limbo, è stato detto che la riforma Bonafede crea un mostro, un limbo di imputati a vita, abbiamo la certezza di una tagliola, di una mannaia che cancella un mucchio di processi con tutte le... Non dico niente per quanto riguarda, perché ho già esaurito il tempo, le direttive del Parlamento sulle priorità delle procure, perché condivido tutto ciò che ho sentito. Agli esempi che sono stati già fatti ne aggiungo uno. Domani, che è questo principio dovesse diventare legge dello Stato, operativo, secondo me non subito, ma alla prima occasione salta il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Non esiste, secondo molti dei nostri politici. È un'invenzione di procure giustizialiste. E allora cosa di più facile che dire, signori magistrati, questi delitti qua, trattateli per ultimi, perché tanto questi non sono delitti, non esistono, occupatevi di cose più concrete e più serie. Con ringraziamenti da parte della mafia che, lo sappiamo, nel concorso esterno ha il suo punto di riferimento, la spina dorsale del suo potere. Grazie. Grazie a lei, dottore. E ora passo la parola all'avvocato Enza Rando, che è l'avvocato dell'Associazione Libera, che ha partecipato appunto come parte civile, ai processi alla mafia su tutta la penisola. Grazie per essere qui. Grazie, grazie. Mi spiace di questa interruzione, quindi non ho ascoltato il professore Montanari che ci tenevo e anche l'inizio, diciamo, la fine di Fabio e l'inizio, insomma, di Giancarlo. Grazie per questo momento. Noi, insomma, grazie anche appunto a Piera Aiello, all'onorevole Aiello per aver organizzato questo momento importante perché molti si attendono ancora di più di comprendere, di capire. Bene ha fatto Marco Travaglio dicendo che il Fatto Quotidiano sta andando in fondo per far capire, per conoscere, perché uno dei motivi veri in cui sono delle riforme così importanti, c'è sempre l'estate, c'è sempre un po' di attenzione e tutto questo serve a un progetto anche forse più forte. Grazie appunto anche a Agende Rosse che hanno voluto. Avvocato, non si sente più l'audio, provi a togliere il video, in modo tale che magari Togliere la... il video. Mi sente? Mi Sì. sente? Sì, ora Sentite sì, ora? ora sì, Sì, grazie. dico, appunto, visto che il nostro presidente onorario Giancarlo Caselli ha compiutamente ragionato nel merito della riforma, naturalmente che condividiamo pienamente, io credo che anche questo, anche la visione del processo, è una visione sempre molto centrata sulla visione dell'imputato, no? Per carità. Il garantismo, ma non è mai centrato, non è mai guardato con lo sguardo della parte offesa, no? Che è una cosa importante. E anche su questo il tema dell'improcedibilità è un tema importante, perché il tema dell'improcedibilità, che fine fanno appunto le parti offese, che fine fanno anche all'interno di un processo? E questo l'ha detto anche già Fabio, l'hanno detto tutti gli altri. Quindi su tutto questo tema, diciamo, di una riforma che non ha una cornice chiara o forse ce l'ha chiara, nel senso che deve, per legge, si deve dire quanto deve e quanto deve durare un processo. Quindi su questo anche il tema, diciamo, di mediare, no? E di dire, beh, allora non solo i processi che prevedono l'ergastolo, ma anche i processi di mafia, non diamo l'improcedibilità, ma anche
su questo credo che sia un limite, perché ci sono tutti quei processi. Pensiamo al codice rosso, anche a tutto il tema della violenza delle donne, ma pensiamo a tutti i temi appunto di che sono i reati che sono sintomatici del radicamento mafioso, i reati finanziari, i reati ambientali e tutto quello. E quindi io credo che sia una riforma da attenzionare tanto e da veramente di fare in modo, insomma, che e qui il Parlamento credo che possa avere un ruolo importante, seppure è stato espropriato dal suo vero ruolo. Quindi una grande attenzione. Certamente tutto questo viene fatto sempre anche col metodo, no, della fretta, come pensate a una riforma che deve ragionare su una cornice precisa, fatto tutto sempre con fretta, no? Ma che riforma è? Tutto quello che si fa con un tempo invece non pensate, non argomentate, non ragionato. Ecco, perché si fa una riforma? Tutti hanno necessità di avere un processo celere, non solo l'imputato, anche la parte offesa. La parte offesa, il tempo della parte offesa si ferma quando deve iniziare un processo e quando deve seguire un processo. Questo lo vediamo quando assistiamo e stiamo accanto alle parti offese. Però, ecco, il tempo come si può? Perché non si migliora un processo facendo delle riforme che sono di risorse, riforme diciamo di dare anche l'informatizzazione, tutto il tema delle notifiche. Ci sono tante cose che si potevano fare, chiaramente hanno un costo e sono importanti e tutto questo significa far funzionare, dare efficienza a un processo. Non cercare di definirlo dall'alto con una legge quanto deve durare e quando non deve durare un processo rispetto alla garanzia sia dell'imputato che della parte offesa. Quindi noi siamo veramente molto inquieti rispetto a questa proposta che aspettavamo, anzi migliorativa di un ragionamento, di un, diciamo, della relazione Lattanzi. E tutto questo ci inquieta, quindi siamo vicini, insomma, siamo vicini e siamo insieme, non vicini e basta, ma siamo insieme alle agende rosse che hanno voluto fare questo momento di riflessione, di questo incontro. In tutti gli altri momenti ne possiamo fare tanti altri, perché una voce forte in questo paese, anche dalla parte della società civile organizzata che vive dentro il paese, vive dentro, diciamo, come la carne del paese, di quello che vuole. Credo che sia importante, per cui grazie anche a Piera Aiello, all'onorevole Aiello, che ha voluto dare questa occasione, perché credo che ci sono occasioni sempre di pensiero importanti anche perché ci sta seguendo. Quindi Libera su questo ci sarà e faremo una battaglia insieme. Grazie. E grazie avvocato. E allora io ringrazio tutti i relatori e gli ospiti che ci sono stati vicini oggi. Ringrazio di nuovo Piera Aiello. E sul nostro sito 19 luglio 1992.com potete leggere tutte le adesioni che sono arrivate per l'appello che abbiamo scritto e pubblicato, e nel proseguo della diretta ci saranno dei video di persone che hanno aderito all'appello, appunto, che hanno voluto farci sentire la loro voce, tra cui per esempio Luigi De Magistris, Alessandro Di Battista, Nicola Morra e tanti altri, insomma. Grazie mille a tutti quanti e grazie alla Camera dei Deputati per averci accolti. Sì, grazie. Grazie.